eccetera. C'è da dire? Però no, leggilo. Sì, ma infatti lo volevo leggere. Prego tutti quanti di evitare discussioni sterili, monopolizzazioni della discussione, comunque cercare di rendere la cosa il più possibile equilibrata. Cerchiamo di confrontarci per capire chi è d'accordo su un'eventuale proposta alternativa da mandare a Grillo o qualche altro modo, se volete fare delle proposte, e appunto anche sul tipo di modalità di invio di queste eventuali lettere o di queste proposte. Quindi perché siamo qui? Siamo qui per discutere, per capire e per proporre. Se volete possiamo leggere insieme il comunicato politico 45 e successivamente quello 53. Ok? Comunicato politico numero 45. Io non credo che si andrà alle elezioni prima del 2013. L'Italia non se ne può permettere senza dichiarare default. Nonostante ci sia del tempo ancora davanti, preferisco chiarire concetti già espressi in altre occasioni. Alle elezioni politiche nazionali, quando esse siano, il Movimento 5 Stelle si presenterà. Le votazioni per decidere i nomi dei candidati avverranno sul portale del Movimento 5 Stelle. Chiunque disponga della cittadinanza italiana e sia iscritto regolarmente al Movimento 5 Stelle, avendo quindi inviato tutti i documenti necessari, potrà votare online il proprio candidato. Ogni iscritto al Movimento 5 Stelle incensurato, non iscritto da alcun partito che non ricopra al momento delle elezioni cariche elettive, ad esempio consigliere comunale o regionale, o non abbia esercitato due mandati, anche se interrotti, potrà candidarsi. Ogni iscritto potrà votare un solo candidato. Di ogni candidato sarà pubblicato il curriculum, gli obiettivi e sarà associato un forum di discussione. Ogni eletto risponderà al programma del Movimento 5 Stelle alla propria coscienza, non a organi direttivi di qualunque tipo e non potrà entrare in un gruppo parlamentare formato da altri partiti. Ogni eletto percepirà massimo 3.000 euro di stipendio, il resto dovrà versarlo al tesoro e rinunciare a ogni benefit parlamentare, iniziando dal vitalizio pensionistico. Dovrà firmare l'accettazione a queste condizioni nero su bianco prima delle elezioni. I possibili eletti del Movimento 5 Stelle formeranno un nuovo gruppo parlamentare in cui ognuno voterà uno. Ci sarà un nuovo portavoce perché gli eletti si alterneranno nel ruolo. Ogni eletto si impegnerà a interagire quotidianamente attraverso la rete per informare i cittadini e interagire con gli iscritti al Movimento 5 Stelle. La libertà di ogni candidato di potersi esprimere liberamente in Parlamento senza chiedere permesso a nessun capo pastore sarà la sua vera forza. Il Movimento 5 Stelle vuole che i cittadini si facciano Stato, non che si sostituiscano i partiti con un altro partito. I partiti sono morti, organizzazioni del passato, i movimenti sono vivi. Oggi i parlamentari sono soltanto dei peones che schiacciano un pulsante se il capo, e gli illuminati, lo chiede. Non sono nulla, solo pulsante e distintivo. Il Movimento 5 Stelle vuole far entrare degli uomini e delle donne alla Camera e al Senato, che rispondano solo alla nazione e al proprio mandato. Potranno essere operai, precari, disoccupati, casalinghe, commercianti, piccoli industriali, insegnanti, camionisti, impiegati. Gente comune, incensurata e senza scopo di lucro. Ognuno conta uno e il Parlamento ci aspetta. Loro non si arrenderanno mai, noi neppure. Pensate in due web. Non è mai stato fatto nulla di così straordinario. Facciamo quello che possiamo, le regole sono molte, poi stanno molto attenti se sbagliamo. Bisogna non sbagliare nulla. Quindi queste elezioni ci saranno e potranno votare tutti i nostri iscritti, che ovviamente sono quelli che hanno dato la documentazione, mandato la carta d'identità, le solite cose che abbiamo chiesto, anche per garantire un po' chi entra, se no chi entra tutto occulto e poi ce l'hai tutta la vita dentro tutto occulto. Chi può essere eletto? Chiunque abbia già fatto una lista, perché più o meno le liste le abbiamo in tutta Italia. Quindi, per premiare quelli che sono stati con noi per 5 anni, che hanno combattuto sul territorio, che poi non sono stati eletti e si sono candidati. Quindi, chiunque sia stato iscritto a una lista comunale o regionale può candidarsi. Ringrazio anche i 60 delegati che si sono offerti di fare questo compito, di portare quelle liste in tribunale. Abbiamo bisogno di persone in questo luogo, nelle circoscrizioni. Non si può candidare in una scelta in una circoscrizione, costruire un posto e si fa eleggere da un'altra parte, come accade nella politica normale. Noi siamo qualcosa di diverso.
Quelli che vivono all'estero, gli italiani, e un'altra popolazione che c'è, che ci sta seguendo per la Sicilia, ci ha seguito, potranno iscriversi, ma raccomando di mandare un documento. L'iscrizione non costa niente, basta mandare i dati, ci stiamo organizzando. Tutte queste cose dovremo metterle a punto anche insieme. Io devo essere il capo politico del movimento, però io voglio solo dirvi che il mio ruolo è quello di garante, di essere a garanzia, di controllare, vedere chi entra. Dobbiamo avere soglie di attenzione molto alte. Chi entra in Parlamento si toglierà questo nomiglio ormai nelle tende di onorevole. Ma che è onorevole? Niente onorevole. Sarà cittadino del Movimento 5 Stelle, il leader sarà il Movimento, il leader vero. Terremo sempre un piede fuori dal Parlamento, quindi con i nostri rimborsi, con i nostri stipendi, che non dovranno superare un certo limite, con tutte le cose fatturate messe online. Quelli di fuori controlleranno quelli dentro e quelli dentro saranno a disposizione di quelli fuori, cioè i cittadini. Fuori potranno esporre una loro legge proposta che verrà messa dentro attraverso i parlamentari e discussa in Parlamento. Far entrare nella Costituzione, per esempio, il fatto del referendum propositivo senza quorum, dell'obbligo verità del Parlamento di discutere le leggi popolari, di inserire dentro la Costituzione una legge elettorale del voto di preferenza. Non si possono cambiare le leggi elettorali durante le elezioni. Sarà un cambiamento epocale, duro, sbaglierò, mi accuserete di qualsiasi cosa, non lo so. Io credo che dovremmo affrontare insieme una grande cosa che stiamo facendo, ce ne renderemo conto tra qualche anno. Quindi dateci una mano, piuttosto che martellarci a me e a Casaleggio, di darci delle martellate in testa, dateci consigli, una mano, abbiamo bisogno tutti uno dell'altro, grazie. Dall'altra, in modo da non trascurare nessuno, un movimento più o meno rotatorio da una parte all'altra, posso iniziare di qua come di là, ma visto che la collega ha parlato di qua, magari inizio da questa parte. Come mi hanno subito fatto notare quando è stato citato l'articolo 45, rispondo a te immediatamente. Sì, è vero, è stato fatto 9 mesi prima del 53, poi c'è stato un 46 che è stato fatto un mese dopo, che super giù ribadiva gli stessi concetti, però vengo un po' più vicino. E, quello che è stato pubblicato sul sito a nome di Gianroberto Casaleggio subito dopo il caso Fabia, che diceva: né io né Beppe Grillo abbiamo mai definito le liste per le elezioni comunali e regionali, né io né Beppe Grillo abbiamo mai scritto un programma comunale o regionale, vero, è tutto vero questo, né io né Beppe Grillo abbiamo mai dato indicazioni per le votazioni consigliari, né infiltrato persone nel Movimento 5 Stelle. Però per i nazionali le definiamo, nel senso che sicuramente restringere, come scritto nel comunicato 53, solamente ai precedenti presentati in lista, e basta, quindi l'unico criterio è quello, le candidature, sicuramente è una limitazione e quindi in qualche modo si indicano i possibili candidati per le liste alle elezioni nazionali. Ma di più, è stato citato l'articolo 4 del nostro statuto, non so se è stato letto tutto, ma non credo. Comunque vado, leggo un pezzettino perché è l'inizio. Il Movimento 5 Stelle intende raccogliere l'esperienza maturata nell'ambito del blog berbegrillo.it, dei meetup, delle manifestazioni e altre iniziative popolari e delle liste civiche certificate, e va a costituire nell'ambito del blog stesso lo strumento di consultazione per l'individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale, culturale e politica promosse da Beppe Grillo, così come le proposte di idee condivise nell'ambito del blog Beppe Grillo condivide sempre. In occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati, questo è il caso, per il Senato della Repubblica o per i consigli regionali e comunali, organizzandosi e strutturandosi attraverso la rete internet, cui viene riconosciuto un ruolo centrale nella fase di adesione al movimento, consultazione, deliberazione, decisione e di elezione. Non mi sembra, non so, magari vi ho visto male, che sul blog di Beppe Grillo ci sia stato, cioè il blog di Beppe Grillo abbia avuto questo ruolo centrale. E vi leggo anche un'altra piccola cosina che è un po'
diciamo, in contrasto con quello che è stato fatto fino adesso. Vorrei leggervi tutto, però vi leggo semplicemente il trattamento economico dei parlamentari, poi dei futuri parlamentari. Lo leggo, questo è proprio il regolamento che ha fatto lui. L'indennità parlamentare percepita dovrà essere di 5.000 euro lordi mensili. Il residuo dovrà essere restituito allo Stato insieme all'assegno di solidarietà, detto anche di fine mandato. I parlamentari avranno comunque diritto a ogni altra voce di rimborso, tra cui diaria a titolo di rimborso delle spese a Roma. Rimborso delle spese, non vi dico la cifra, però alla fine vi faccio una domanda di tutto quanto. Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, benefit per le spese di trasporto e di viaggio, somma forfettaria annua per spese telefoniche, trattamento pensionistico con sistema di calcolo contributivo. In totale sono 35. Andate pure sul sito della Camera dei Deputati e vedete che fondamentalmente la differenza tra i deputati normali e quelli del Movimento 5 Stelle si aggira intorno ai 2.000, 2.500, 3.000 euro. Non vi do la cifra esatta perché l'assegno di fine mandato toglie solamente una piccola parte poi fondamentalmente dallo stipendio, che non mi andava di quantificare esattamente, per poi dover vedere gli interessi. Comunque, fondamentalmente la differenza tra un deputato, diciamo normale, tra virgolette, e un deputato 5 Stelle si limita a circa, metto una via di mezzo, 2.500 euro, totalmente differente dal trattamento che abbiamo imposto più o meno ai nostri eletti regionali o comunali. Quindi, diciamo, un susseguirsi di uscite più o meno felici dopo le elezioni, perché comunicato 53 il giorno dopo le elezioni in Sicilia, sicuramente. Cosa? Lo stesso giorno, non devo ancora uscire. Sì, forse la sera dello stesso giorno, non so esattamente, non lo so, però vabbè, molto a ridosso, mettiamola così. Sicuramente una serie di eventi mi hanno fatto come sembrare che ci fosse un cambio, tra virgolette, di rotta tra il prima elezioni siciliane e il dopo elezioni siciliane, perché per come non lo so, non voglio leggere nelle intenzioni di Grillo, perché lui dice nel comunicato 53 semplicemente che la scelta dei candidati è stata fatta per premiare, poi sia vero o no non è importante, ma questa è la nostra interpretazione, l'interpretazione la possiamo fare oppure no, ma lui scrive era per premiare. Se mi metto pure a interpretare quello che c'è nella testa, boh. Oh, questo non sarebbe, diciamo, fondamentalmente un problema se non riuscisse sempre quel solito problema annoso del Movimento 5 Stelle, e che è la registrazione del logo solo a nome Beppe Grillo, per cui effettivamente quello che c'è scritto sul nostro statuto legalmente non serve a niente. Fondamentalmente il nostro statuto non è uno statuto, è una lettera di intenti scritta da Beppe Grillo che domani può cambiare tranquillamente, e legalmente noi non gli possiamo dire niente. Quindi fondamentalmente il nostro statuto effettivo è la fiducia a Beppe Grillo. Punto. Non esiste nessun altro statuto che ci possa proteggere da pazzie, influenze, niente, semplicemente questo. E quindi secondo me, cosa che secondo me non, cioè anche dettando lui le regole, tutto quello che vuole fondamentalmente, chiedergli quantomeno di intestare il logo a tutto il Movimento 5 Stelle potrebbe essere un'idea, perché non ci vedo a quel punto, una volta che lui fa le regole, fa lo statuto, si fa tutto quello che vuole lui, però si leva dalla possibilità di un domani poter contraddire quello che ha detto prima, senza che noi possiamo fare niente. Quindi noi dobbiamo fare atto di fede in Beppe Grillo, e questo è l'unico spunto che ci abbiamo. Scusa, il nostro collega sostiene, lo chiamo collega perché altri termini sono stati troppo abusati, tipo camerata, compagno, per carità, quindi il collega praticamente dice questo: se io osservo lo statuto alla lettera, siamo tutti uguali, abbiamo tutti i pari diritti, però c'è qualcuno che ha qualche diritto in più, perché avendo registrato il marchio, non ho capito male. Semplicemente che secondo me bisognerebbe, non so, è fondamentale, penso, decidere se questo è uno statuto, cioè nel senso ha un valore, e quindi io posso giudicare l'azione di qualsiasi appartenente al Movimento 5 Stelle con questo, come è stato fatto, no? Perché lui dice no, è stato fatto così. Oppure no. Aspetta, allora completiamo il discorso. Lui semplicemente questo, cioè, capire che se è un atto di fede nei confronti di Grillo, va bene al Movimento 5 Stelle, oppure no, questo è il... Ma sì. Fuori adesso questa idea.
perché di solito io ho un'esperienza associazionistica, il problema si dirime immediatamente nel momento in cui nasce una realtà, un organismo. Discutere adesso mi sembra una cosa un po' anormale, vorrei che qualcuno lo spiegasse. Io posso spiegare io, però... Ho detto qualcuno, ma non è che dovete essere... Chi vuole... Forse perché non si è voluto essere un partito e si è partiti proprio, scusa il gioco di parole, evitando tutti questi regolamenti, strutturine, cose, provare a fare. Si sta sperimentando, ma proprio anche Petto, io non voglio queste cose. C'è gente che ha fatto degli statuti, esistono ancora delle associazioni. Beppe non li caccia. Quello statuto lì dice... Non voglio nessuna associazione all'interno del movimento. Eppure se andate a vedere nei vari meetup, poi dentro i siti, vedete a un certo punto regolamenti, statuti, c'è qualcuno che vive ancora di queste cose. Vive di queste cose chi non ha degli eletti. Nel momento che hai un portavoce, la base si riunisce e dice che cazzo gli facciamo fare a sto portavoce, facciamolo lavorare. E finiscono tutte le paranoie. Iniziamo a lavorare senza pensare come, dove, chi... Quello deve lavorare, che istanze deve portare? Le nostre che decidiamo fra di noi. Come le votiamo? Ma anche col buon senso, nel senso, purtroppo a Bologna se bisogna andare a fare una manifestazione in ottava si vota. Ognuno è libero di scegliere la democrazia come vuole. Se vogliamo questo, va benissimo per i nostri avversari, eh? Nessun problema. Certo, bisogna essere una cosa. Poi, dite voi. Dopo, sì. Io credo a questo punto che forse non ne sia ancora vivo, sarà necessario, almeno lunghissimo a mio avviso. Posso dare la parola a me stesso? Sono il moderatore, un po' un abuso di potere. Cioè, allora, riassumiamo un attimo le posizioni. Allora, lui ha evidenziato, da un filosofo logico della Magna Grecia, evidentemente le contraddizioni di un testo, le contraddizioni formali, e in effetti finché c'è questa osservazione va benissimo, in effetti ci sono alcune contraddizioni, perché c'è, siamo tutti uguali, però c'è un capo, un coordinatore, io ho il marchio, eccetera eccetera. Però è anche vero che a livello politico la coerenza eccessiva è forse ancora peggio, perché è giusto volere una posizione che rimane costante nel tempo, per carità, però le circostanze sono cambiate. Il movimento da quando è nato era una cosa piccola e quindi aveva bisogno di espandersi. Adesso, con una grande massa che magari preme per andare a Roma, indubbiamente sorge qualche dubbio su come riuscire a filtrare una quantità enorme. E quindi, secondo me, non dobbiamo pretendere una logica proprio... Finora andava bene, prego. Adesso non va più bene. Con tutto il cuore, io da un anno faccio parte del Movimento 5 Stelle e è una cosa che voglio dire su questo regolamento, è vero che ci sono delle cose che comunque io non condivido personalmente. Sai perché? Perché quando sono state fatte le liste... Ma parla a tutti, perché io, sono uno... Quando sono state fatte le liste... l'anno scorso e ancora prima, purtroppo in quelle liste ci sono tanti riempibuchi che da quando io sono stata eletta non li ho più visti, sono spariti, e oggi a queste persone si dà la possibilità di andare in Parlamento. Per me è sbagliato, perché invece tante persone che hanno contribuito alla crescita del Movimento 5 Stelle in Piemonte, che sono rimaste attive da anni a fare banchetto e tutto, sono state tagliate fuori. Questa è la cosa che mi dispiace di più dal cuore. No, prego. Sì, le conti sulla punta di una mano. Però, certo. Non so, Fabrizio. Allora, io mi chiamo Roberto Doso, sono relativamente nuovo, no? Non perché sono quel politico che fa i passaggi, sono uno che si è sempre occupato di volontariato sul territorio, sempre rifuggito dalla politica, e quindi perché sono entrato, proprio perché adesso stufo come tanti altri di questa situazione politica, ho visto nel movimento qualcosa di nuovo, no? Mi ricordo che a Roma avevo fatto un comitato di quartiere interparrocchiale, mi chiedevano di presentarmi sia da destra che da sinistra perché ero talmente trasversale che
mantenevo, diciamo, questa posizione e vorrei continuare, ecco, a essere così, però io credo che in questo momento il movimento sia una risorsa fondamentale, perché ormai la gente non ha più punti di riferimento. L'unica cosa è che alcune contraddizioni che ci sono cominciano a essere strumentalizzate da qualcun altro per far venire i dubbi, perché quando io per esempio dico ormai è spada tratta, votiamo tutti il Movimento 5 Stelle perché sono le uniche persone serie, comunque cominciano ad esserci sei ma e quelli che... Allora io arrivo alla mia domanda, che è una domanda un po' forse ingenua perché io appunto non conosco i meccanismi e quindi magari lo vedete come uno strafalcione, però io una cosa che ho notato è la difficoltà a dialogare all'interno ai diversi livelli, nel senso mi sembra che ci sia la massa e poi c'è Grillo e Casaleggio, ma io ho sempre chiesto, ma nessuno mi ha mai risposto, ma qual è il ponte, il collegamento? Perché le nostre istanze, io condivido tutto quello che è stato detto e moltissimo quello che ha detto Monica, non perché siamo della stessa zona, ma perché è proprio questo il punto chiave, che non sono i tappabuchi che devono avere spazio, ma quelli che si impegnano. Poi sono d'accordo che vengano tagliati fuori quelli che hanno fatto politica fino adesso in altri partiti, allora per opportunismo. Allora il paletto secondo me è giusto metterlo, ma siccome ci sono tanti che provengono da impegno sociale e che non hanno mai fatto politica, questi potrebbero essere credibili, ecco, più dei tappabuchi che magari sono stati messi. Quindi queste istanze dobbiamo farle arrivare in alto. Però chi è il ponte? Cioè io continuo a non capire, cioè a livello regionale tra noi e Grillo, chi c'è? Perché quello che mi sembra strano è che ci sia un po' un'evanescenza con la scusa che siamo una rete, però poi manca il collegamento e il dialogo. Allora la rete sarebbe incrementare il dialogo, ma in questo momento il dialogo non c'è molto. E ci sono dei livelli separati e secondo me questo è il punto critico poi, perché non riusciamo poi a far valere le nostre istanze, diciamo, come base, come cittadini. Non so se siete d'accordo su questa. Fabrizio, prego. Io volevo innanzitutto dire che bisogna fare una certa distinzione tra essere candidati e essere eletti, perché questi qua saranno tanto a buchi, saranno candidati e poi dovranno essere votati, quindi non è detto che se sono votati allora ci vanno, se sono votati ci saranno. Stiamo parlando di due persone per Piemonte, quindi una, prima due devono essere votati per Piemonte, e votati due, siamo noi che votiamo. Fra, io saprò, non so quante persone sono candidate, cioè non erano proprio tutti candidati, un conto votati, un altro, due buoni li troviamo. E poi la cosa del logo, la cosa del logo. Finora è andata bene a tutti, adesso stranamente non va più bene a nessuno. Che Grillo sia garante, quello ci ha garantito di arrivare fino a dove siamo arrivati adesso. Hai chiesto la parola tu? Sì. Sì, sì, no, nel senso che dicevi appunto che due persone possono andare, cioè due persone del Piemonte possono candidarsi in Parlamento, no, verranno elette, sì, in effetti la lista sarà di una ventina di persone, saranno messe in ordine, non essendoci le preferenze passano le prime, perciò noi col nostro voto decideremo l'ordine di quelli. Sì, cioè, diciamo noi saranno i primi, i tappabuchi saranno di nuovo. Diciamo che probabilmente se si candideranno quelli che erano iscritti alle elezioni in passato, sono le persone che ci conosciamo, essendo solo le persone iscritte al movimento quelle che potranno votare, fondamentalmente si farà in modo che tutti votiamo lui e cerchiamo di far andare le preferenze così. Hai tre questo preferenze? Non tre persone puoi votare. Su tutte le persone che si candidano tra Camera e Senato, nel senso che boh, non penso che poi se qualcuno vuol fare le cordate, fate. Questo è il rischio, capisci? Cioè quello che dicevo io, che questo è il rischio di attenzione, ristringere il cerchio, perché no, comunque se rimaneva aperta l'iscrizione al portale ancora adesso, per cui io che scoprivo, io tappabuchi scoprivo che oh cazzo, posso candidarmi con Grillo e poi chiamo tutti i miei amici, tutte le mie associazioni, che dico iscrivetevi al gruppo di Grillo, poi mi votate. Sì, in questo modo lui ha chiuso la porta da un lato, cioè da chi vuole candidarsi ma non sappiamo da dove arriva,
e su chi può valutare queste candidature. E non è un bene questo? Sì, che è un bene. Per me anche. Era migliorabile, ma va benissimo. Lo guardiamo in un altro senso. Certo che era migliorabile, il tempo l'ha fatto apposta.